Ma questa Europa continua con le politiche di austerità che stanno distruggendo l'economia italiana, a vantaggio di altre economie, stanno concentrando le ricchezze e le manifatture in altri paesi del nord Europa, che usano i satelliti dell'est a cui da una parte danno i finanziamenti europei, dall'altro mandano industrie a basso costo di manodopera, facendo una concorrenza spietata anche alle industrie italiane, sia con il fisco, sia attraverso i salari, e dall'altro penalizza sostanzialmente paesi come l'Italia, che hanno problemi strutturali però che dovrebbero risolvere. L'Italia, dal canto suo, non interviene minimamente per risolvere i propri problemi strutturali. Questo governo, esattamente come quelle di prima, non ha politica industriale. Ci sono crisi aperte, ma non c'è nessuna linea strategica su come intervenire per creare lavoro, riconvertendo l'economia e portandola a livelli di efficienza e di produttività che sono estremamente bassi. Peraltro non ha una politica per cambiare questa Europa, perché cioè, questa Europa andrebbe cambiata come un calzino, rivoltata, perché le cose che succedono sono gravissime. Il surplus della Germania è assolutamente inaccettabile, il funzionamento della BCE è inaccettabile, gli strumenti economici e finanziari dell'Europa sono fatti semplicemente per arricchire i creditori alle spalle di paesi come l'Italia. Però l'Italia non riesce a creare un fronte di paesi europei per contrastare e cambiare questa Europa. Da soli non riesci a combinare niente. Se i tuoi alleati sono poi quelli dell'est europeo che sulle politiche economiche dell'Europa sono peggio di Juncker, perché Orban e gli altri non è che ti dicono va bene, sono sull'austerità peggio degli altri. Esisterebbe la possibilità di fare un fronte serio di paesi per cambiare l'Europa, non essendo isolati a chiedere il cambiamento? Sì, ma noi non ce l'abbiamo questa politica. E in politica interna poi siamo un disastro, perché l'unica risposta è la flat tax. La flat tax è una roba da matti, perché aumenta le Poi disuguaglianze ne di questo parliamo, poi paese ci invece che arriviamo, Patta, perché ridurle. avremo modo di Quindi no approfondire a anche questo questa tema. Europa, ma neanche no a come si sta muovendo questo governo. Pronto?